Thank you.
Ringrazio Dio, sceriffo, che questa volta non ti posso ammazzare. Prenderò solo quei $500,000 che hai scortato fin qui. Non basta vincermi che quest'uomo è colpevole. E la morte di mio fratello vi convince, giudice? Nessuno ti ha interrogato, Hooper. La verità, Donovan. La verità è una sola. $500,000 in oro fanno gola a chiunque. Ed il nostro sceriffo ha pensato di mettere le mani su quei soldi. I risparmi di un'intera città. Una somma considerevole, che secondo lui sarebbe stata rubata da una banda di fuorilegge. In realtà, se c'è stata una banda, è servita solamente ad aiutare Dakota ad uccidere i 5 uomini di scorta. Uomini che non potevano sospettare che lui li avrebbe fatti uccidere a tradimento. Poi è venuto qui a raccontarci che i banditi avevano assalito la diligenza. Pensate, dei banditi che uccidono gli uomini di scorta e lasciano vivo solo lo sceriffo, un tipo come Dakota. Io torno a dirvi che $500,000 possono corrompere anche la coscienza di uno sceriffo. Signor Donovan, lo sceriffo ha scortato molte volte ingenti somme di denaro, anche vostro, e se non sbaglio è sempre arrivato a destinazione. Certo, aveva bisogno di conquistare la nostra fiducia per fare poi quello che ha fatto. Vi ripeto che non può aver architettato tutta questa storia. Se dice che sono stati assaliti, è vero. Vattene! Le accuse contro lo sceriffo sono frutto della vostra immaginazione. Finora, signor Donovan, non avete portato una sola prova contro di lui. Prove? Se vi dicessi che ho sempre pensato che lo sceriffo... Alla corte non interessa quello che pensate voi. Signor Donovan, concludiamo. Avanti, concludiamo. Concludo, vostro onore. A me sembra che l'esame dei fatti abbia permesso alla corte di inquadrare nella sua giusta luce la vera figura di quest'uomo, lo sceriffo Dakota. Quest'uomo che noi credevamo un onesto e coraggioso rappresentante della legge, alla fine ha dimostrato di essere il peggiore dei banditi. Quest'uomo ha tradito la nostra fiducia. Perché è stato proprio lui, da solo, forse con l'aiuto di una banda di assassini, fatto assai poco importante, a impadronirsi dei nostri dollari, i vostri e i miei risparmi, non esitando ad assassinare a sangue freddo gli uomini di scorta. Un essere del genere non merita nessuna pietà, credete? Questi delitti non devono restare impuniti. Signor Donovan, voi che pensate di sapere tutto, mi spiegate per quale motivo lo sceriffo, benché colpevole di una rapina e di 5 omicidi, sarebbe tornato a Tombstone? Perché sapeva che lo avremmo cercato per tutti gli stati. Quale migliore nascondiglio del suo stesso paese per un uomo insospettabile? Egli sperava di ingannare tutti dopo essersi presentato come vittima. Silenzio! Silenzio! Lo sceriffo purtroppo sta rischiando la pena di morte. Non c'è una sola prova a suo favore. E l'accusa di Donovan è senza pietà. Non credevo che arrivasse a tanto. Eppure ha convinto tutti. Ci resta una sola cosa da fare. Avvertire immediatamente Slim. E come? Vai a Paso Bravo. Ci troverai la madre. Lei saprà sicuramente dove si trova. Devi portarlo qui al più presto. Faccio sbattere fuori! E voi, sceriffo, avete nulla da dire a vostra discolpa?
Tutti in piedi! In nome del popolo dello Stato dell'Arizona, questa corte dichiara John Russell, detto Dakota, sceriffo di Thompson, colpevole dell'omicidio di 5 uomini compiuto a scopo di rapina e della rapina stessa portata a termine con la complicità di persone ignote a questa corte e pertanto lo condanna a morte. Ma questa corte decide di commutare la condanna a morte in 15 anni di lavori forzati. Come vedi, ho mantenuto la promessa, ho fatto come volevi. La vita dello sceriffo è stata risparmiata. Io ho una sola parola. Ma ha rischiato ugualmente di essere condannato a morte con la tua assurda accusa. Confidavo sull'onestà del giudice Etley. Non l'avrebbe mai condannato a morte senza prove concrete. Ma ha avuto 15 anni di lavoro. Il debito era sulla vita. Un debito tuo che io ho pagato per te. Ora non gli devi più niente. Quindi devi mantenere la tua promessa. Darò una festa in onore del nuovo governatore e annuncerò il nostro matrimonio, come d'accordo. E c'è? Signor Donovan, una visita molto importante. Un momento. Ti prego, Jane, vai in camera tua. Ne riparleremo a pranzo, comunque. Scusami, ma ora ho da sbrigare altre cose. Hai fatto un buon lavoro, Alvarez. Sei un esecutore perfetto. Come vedi, i colpi che organizzo io riescono sempre bene e ci permettono di guadagnare un sacco di dollari. L'assalto alla diligenza ci ha fruttato 500.000 dollari, Alvarez. Ci siamo impadroniti di tutti i risparmi di questi biforchi e anche dei nostri dollari. Tu sai che eravamo assicurati e che l'assicurazione ce li raddoppierà. Siamo riusciti a liberarci di Dakota per 15 anni. Per me è stato un grosso sacrificio non averlo potuto riempire di piombo. È un ordine che ho eseguito malvolentieri, signor Donovan. Purtroppo è un ordine che sono stato costretto a darti. Tempo fa Dakota salvò la vita di Jay. Ora sono pari. Comprendo. Ho saputo che hai avuto delle perdite. Sì. Ma io ho già ripopolato il branco. L'Ovest è pieno di desesperados che vanno in cerca di dinero. E Alvarez tratta bene i suoi uomini. Io sono sempre stato pronto alle vostre chiamate. Ma chiamate presto, perché questi dollari vanno alle vedove e alle madri dei miei caduti. Ma io li prendo solo se sono scapoli. E figli di... A presto. Thank you.
Carogna di uno sceriffo. Ti ricordi di me? Sono 5 anni che sto qui a sputare sangue per colpa tua. Ti ricordi, maiale? Jackson. Già, proprio io. Chi l'avrebbe mai immaginato che ti avrei incontrato qui? Oggi è festa per me. Bastardo. Abbiamo uno sceriffo con noi. È capitato nel posto giusto. Non aver paura di loro, sceriffo. Basto io per te. Sono anni che aspetto di darti una lezione. Ti diamo una mano, Jackson? È una faccenda che voglio sbrigare da solo. Ok. Allora vediamo un po' chi dei due è più bravo. Gli farò sputare le budella a questo porco. Eccolo, è finito. Rimettetevi a lavorare. A lavoro, svelti!
Basta! Voglio uscire di qui, dovete farmi uscire! Io voglio uscire, sono stufo di marcire qua dentro! Fatemi uscire! Fatemi uscire o vi ammazzo! Avete capito? Vi ammazzo! Cosa c'è? Telefono. Il governatore non è propenso a concedere grazie, ma stavolta ha dovuto fare un'eccezione. In questo stato bisogna fare molta pulizia. Ma bisogna stare attenti a non commettere errori. Soprattutto quando è in gioco il prestigio dei tutori della legge. Capisco. Lascia stare. Non occorre. Ciao, fratello. Siete libero, Dakota. Il nuovo governatore, accogliendo la domanda presentata da vostro fratello, ha disposto la revisione del processo. Di conseguenza, poiché non esistevano a vostro carico prove concrete, cosa detta anche nella sentenza del giudice Etley, ha ordinato la vostra immediata scarcerazione. Sceriffo. Voi siete un uomo di legge e come tale sapete che a volte il giudizio degli uomini è fallibile. Ora siete libero e noi della legge ci aspettiamo che voi continuiate la vostra opera con lo stesso zelo di prima. Sei stato in gamba, Barton. Sembravi davvero il segretario del governatore. Mi hai pagato per questo, no? C'è cascato anche il direttore del carcere. Adios, grazie. Salve. Thank you.
da bere. Cosa? Whisky. Dove possiamo trovare Alvarez? Io faccio l'oste, non la spia. Non sono molto loquaci qui a Santa Cruz. Ma voi due chi siete? Da dove venite? Senti un po', non siamo qui per dare informazioni. Forse tu non sei una spia, ma non puoi negare di essere un tipo molto curioso. Ti si legge in faccia. Ti piacerebbe tanto sapere chi siamo e da dove veniamo. D'accordo. Ma ad un patto. Io ti dico chi siamo e tu dove si trova Alvarez. Beh, si può fare. Ok. Come vedi non è poi tanto difficile mettersi d'accordo. Allora, parla. Che aspetti? Voglio sapere dov'è Alvarez. Coraggio. In paese ci sono parecchi Alvarez. C'è per esempio il barbiere, c'è... Basta così. Andiamo, Slim. Ha paura più di Alvarez che di noi. E tu, Oste, se vedi quell'Alvarez, digli che Dakota lo sta cercando. Che vengono qui glielo chiedo. Sì.
Questo è l'edificio dove si trova la banca. Tu e i tuoi uomini entrerete in paese da questa parte. Alvarez! Bastardo, chi ti ha ordinato di venire qui, eh? Dakota. Che c'entra Dakota? Parla, maledetto, parla! Dakota è libero. Lui e suo fratello Slim hanno ucciso 5 dei nostri. Dove? A Santa Cruz. Maledizione, Donovan. Abbiamo di nuovo quel fottuto sceriffo tra i piedi. Come avrà fatto ad evadere dal penitenziario? Se davate retta a me, a quest'ora sarebbero rimaste soltanto le sue ossa spolpate dai coyote. Ma voi no. Voi vi siete lasciato intenerire da una donna. Non sta a te giudicare le mie azioni, Alvarez. Tu devi eseguire soltanto i miei ordini. Ricordatelo. Senza di me saresti un disgraziato qualsiasi. Pensa piuttosto a farti rispettare dai tuoi uomini. Non dovevano farsi vedere in giro dopo il colpo di Tucson, idiota. Non è soltanto Dakota a cercarvi. E allora? Sì. E va bene. L'ha voluto lui. Occupati di tutti e due. D'accordo. Hai sentito? Il signor Donovan dice che sono nostri tutti e due. Potrai vendicare subito i tuoi amici. Vamos. Tu cosa fai da queste parti? Come mai il tuo padrone ti lascia libera? Ti prego, Slim, non ricominciare. Lo sai che sono stata costretta. Va bene, va bene. Ora prendi per di là. Vieni fuori. Guarda, fratello, ho catturato la puledrina di Sam Donovan. Jay. Salve, sceriffo. Sapevo di trovarti qui. Non può essere che la notizia della tua fuga sia già arrivata a Tombstone. A Tombstone no, ma a Donovan sì, dopo quello che avete fatto a Santa Cruz. Donovan? Che cosa c'entra Donovan con gli uomini di Alvarez? Allora quei due? Proprio così. Ora capisco tutto. Tu lo sapevi, Jane? Sì. Anche della diligenza. E così tu sapevi anche dell'attacco alla diligenza? Sapevi anche che Dakota... Sì. E sono stata io a fare risparmiare la vita di Dakota. Mi promise che non ci sarebbe stata una sparatoria, perché vi sareste arresi subito. Chi te lo promise? Donovan. È stato lui a organizzare tutto. Li devi a lui quei 15 anni di lavori forzati.
Adesso, Slim! È un uomo di Donovan. Via, Slim, sta arrivando qualcuno. Seguimi. Maledizione. Devono averci sentito arrivare. Fermati qui, Slim. Voglio vedere da che parte vanno. Va bene. La brace è ancora accesa. Non possono essere andati lontano. Si saranno diretti sicuramente verso la piana. Raggiungiamoli. Vamos! Abbiamo giocati. Saranno rimasti in pochi al rifugio. È vero. Andiamoci. Sta cerca di darmi il cambio prima. Ma io... Va bene, non ne parliamo più. Tanto con te è inutile, è tempo perso. Me ne vado a dormire. Dentro, nella mia coperta, c'è mezza bottiglia di tequila. Prendila. Ah, ci voleva proprio qualcosa da bere. No, c'è amico. Suerte.
Imbecille. Dovrei ammazzarti come un cane. È il colmo. Farsi portare via un sacco con $120,000 dal proprio rifugio. Non potevo immaginare che... Non voglio sentire scuse. Ti ha fregato. Se voi me l'aveste lasciato uccidere la prima volta, tutto ciò non sarebbe successo. No, la colpa è soltanto tua. Non dovevi lasciare al rifugio due imbecilli. Siamo nei guai ora. Se Dakota consegna quel sacco, siamo fregati. Ora va. Scovali subito e ammazzali, tutti e due. Adios. Appena Tucson, consegnalo allo sceriffo e spiegagli come stanno le cose. Stavolta sarà Donovan a finire sotto processo insieme a quell'assassino di Alvarez. Ci vediamo qui domani a mezzogiorno. E tu stai nascosto, sei sempre un evaso. Non ti preoccupare. Farò un giro sulle montagne e intanto terrò d'occhio quel porco di Alvarez. Non avvicinarti troppo al rifugio, perché se ti pescano... Pensa a te. Prendi la strada per Nogales. Quella per Bisbee è troppo pericolosa. Sta tranquillo. So cavarmela da solo. Ok, ragazzo. Si può sapere cos'hai, Jane? È un paio di giorni che ti vedo molto triste. Ti è successo forse qualcosa di spiacevole? Non mi va di vedere la mia futura moglie con quel muso. Avresti di che essere contenta, invece. Ah, senti, Jane. Volevo chiederti... L'altro giorno sono scomparsi quattro dei miei uomini. Tu ne sai niente? Non vorrei che ci fosse lo zampino di Dakota. Non so proprio di che cosa. E invece tu lo sai benissimo. Attenta, Jane. La tua amicizia con Dakota potrebbe infastidirmi. Io non ci penserei due volte a far sapere in giro qual è la ragione che ti lega a me. Non mi costringere. Quindi, cara, stabilisci la data del matrimonio. Mi hanno beccato. Appena uscito da Tucson. Ho cercato di seminarli sulle colline, ma invece... Non affaticarti, sei ancora debole. Comunque ho consegnato il sacco allo sceriffo. Ora stai qua. Quando potrò alzarmi? Abbastanza presto, spero. La ferita non è molto profonda. Io starò via qualche giorno, vada a te stesso. Qui c'è la pistola e i viveri stanno di là. Dove vai? Questa volta chiudere definitivamente il conto con quella carogna di Alvarez. Poi toccherà Donovan. Come stai, Dakota? Sorpreso di vedermi, vero?
Non avere paura, Dakota. Sono tutti amici. Non ti faranno del male. Punta il cinturone. Visto che conosci la strada, accompagnaci al rifugio. Bravi ragazzi, continuate così. Ora sistemo io. Prima o poi ce lo dirà dove ha nascosto il sacco. Vedrete che parlerà. Per ora basta così.
si lascia scappare la sua migliore preda, non merita nessuna fiducia. Ti avevo ordinato di ucciderlo. E invece, oltre ad aver preso il sacco di Tucson, ride di noi, di me, di te, di tutti. Sì, è vero, signor Donovan. Però il fratello Slim l'abbiamo fatto fuori. Hai di che vantarti. Sei stato molto abile, Alvarez. Un ragazzo. Ma sei sicuro di averlo ucciso? Ti credi che abbia liberato Dakota? Aveva un grosso buco dritto al cuore. Al cuore, eh? Devi portarmi Dakota qui. Saprò io come farmi dire dove ha nascosto quel maledetto sacco. E non avrò pietà. Non me lo lascerò scappare. Come hai fatto tu. Bisognava lasciarmelo uccidere la prima volta. Non ci troveremmo nei guai ora. Alvarez. Ormai il terreno scotta. Quello che faremo sarà l'ultimo colpo. Poi ognuno per la sua strada. Non c'è molto tempo. E bisogna anticipare. Con Dakota in giro ogni minuto della nostra vita è minacciato. Raccogli quindi più uomini che puoi e tieniti pronto. Adios. Thank you.
Allora, ragazzi, il colpo è stabilito per domani all'alba. Appena Donovan ci darà il segnale, irromperemo a Santa Cruz. Chiunque tenterà di fermarci sarà eliminato. Bene. Statemi tutti a sentire. Domani dovremo stare con gli occhi aperti. Ormai tutti gli sceriffi della regione ci stanno dando la caccia e sono sul chi vive. Dopo che avremo svuotato la cassaforte della banca, potrebbero organizzare un inseguimento, ma ho già pensato come fregarli. Fatto il colpo, questa volta ci disperderemo. Ci ritroveremo tutti a Fronteras tra 15 giorni. E che nessuno si faccia vedere in giro. Siamo intesi? È per la spartizione? Quando tutto si sarà calmato. In quanto a Dakota, sistemeremo dopo la faccenda. Volete sapere altro? E come faremo a vivere? Arrangiati. C'è qualcun altro che ha da dire qualche cosa? Bene. Allora andiamo. Vamos! Buongiorno, signor Donovan. Buongiorno. Quale? Proprio all'apertura. Come vi avevo detto. Operazione importante? Certamente. Accomodatevi, è un grande onore avervi nella nostra banca. È una delle più ricche e più sicure. In che cosa posso esservi utile, signor Donovan? Desidero solo che apriate la cassaforte. Credo che sia uno scherzo, signor Donovan. Apri quella maledetta cassaforte. Svelto!
un ottimo direttore di banca. Ti faccio i miei complimenti. Ora prendi un cadavere e portalo fuori. Un momento. Il cappello. Alvarez è morto. Sceriffo! Stammi a sentire! Devi farmi lasciare la città. Alla prima mossa, uccido la ragazza! Rispondi! Lo sai che non scherzo. Sceriffo! Buttate le armi! Vuoi uscire, Donovan? Tu, girami il calesse. E nessuno si muova! Se mi inseguite l'ammazzo! Sali! Dakota, spostati! Dakota, stavolta farai la fine di Slim. Thank you.
Questa stella ti appartiene. Adesso puoi tornare a Tombstone. Adios. Adios.